Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Come si può vedere, sono struccata perché oggi voglio provare insieme a voi dei prodotti che sono nuovi per me. Allora, alcuni dei prodotti li ho già provati, altri invece sono completamente nuovi per me, quindi sarà una first impression. Comincio con il primer di Catrice, primer idratante. Lo vado a mettere nel contorno occhi. Per idratare bene la zona, perché uno dei prodotti che proverò per la prima volta è il correttore di Shilam, eccolo qui. Quindi non lo conosco, non so che effetto avrà sul mio contorno occhi, quindi idratiamo bene. La colorazione è peach, quindi dovrebbe, spero, cercare di sistemare un po' le mie occhiaie. Vi avvicino un po', non mi sembra molto pescatino, comunque mi sa un po' di pescatino rosatino, visto così. Sì, allora qui nella mia mano tende ad ingrigire un po' la situation. Proviamo un occhio, proviamo un occhio. Un sottotono freddo, io non credo che questo vada bene per il mio contorno occhi. Ecco fatto. Quindi no. No, no, no. Su di me, l'effetto che si ottiene su di me tende ad ingrigire un po' tutta la zona. Quindi sistemiamo questa situazione. Ok, peach non va bene. Forse sarebbe stato meglio, perché le colorazioni erano yellow, peach e orange, quindi forse sarebbe stato meglio orange o yellow, ma giallo, arancione, ma questa sicuramente no. Ok, quindi salviamo la situazione con il correttore di NYX. La tonalità è gold. Vediamo di sistemare un po'. Ecco, qui ci siamo. Vediamo di sistemare un po' la situazione. Quindi, primo prodotto, non lo so, lo utilizzerò per... Lasciamolo un po' in posa. Lo utilizzerò per illuminare, credo, il correttore di Shilam, perché per me non è un colore adatto per le mie occhiaie. E nel frattempo utilizziamo il Fix It di Essence per fissare le sopracciglia. Allora vado, come si dice, eh? Vado a stendere il correttore. Già. Molto meglio. E così nel frattempo lasciamo asciugare il prodotto sopracciglia, perché poi andremo a provare un altro prodottino
Nuovo per me. Io l'ho già provato un paio di volte per cercare di capire se potesse andare bene o voglio dirvi la mia opinione. Fisso con la cipria di Revolution. Di I Heart Revolution. Questa è la tonalità. Non utilizzerò fondotinta. Perché a parte il fatto che non ho novità per quanto riguarda il fondotinta, diciamo che già in questo periodo dell'anno comincio a non sopportare più, avendo una pelle mista grassa, comincio a non sopportare più in faccia il fondotinta, neanche una BB cream, CC cream, no, proprio ho bisogno semplicemente di asciugare. Tranne nel mio contorno occhi che è già abbastanza asciutto. Quindi, me lo Ciao. Allora, un altro prodottino che non ho provato, è sempre di SheGlam, è appunto questa famosissima cipria che fa i miracoli. La tonalità che ho preso è questa, Translucent. Andremo a fissare il resto del viso, anche se io del Translucent di tutte, in generale, non SheGlam, tutte, ho sempre molto timore perché tendono sempre su di me a tonalizzare un pochino, quindi io divento grigio, ecco. Ho questa leggera sfumatura di grigio, poi. Cioè, è volato. Vediamo che questo è l'interno. Aprendo il coperchietto, appunto, troviamo questo. E sfidando. C'è la cipria in polvere libera, quindi andiamo a prendere un puff pulito. Devo dire che questa qui mi sorprende. Questa è veramente una sorpresa. Wow, l'effetto è meraviglioso. L'effetto, come potete vedere, è molto bello. Non divento, non mi sembra di essere diventata grigia in questo momento, ma. Sono scomparsi praticamente tutti i miei pori, sono belli visibili. Come prima impressione mi sembra ottima. Io vorrei provare anche quella in polvere libera. Vediamo cosa succede. Tolgo l'adesivo di protezione qui, lo attacchiamo sempre qui. L'ho tolto, bisogna girare, bisogna fare qualcosa. No, vabbè. Allora, a parte avere l'adesivo di protezione, questo l'ho scoperto adesso, bisogna, cioè, non lo, io non lo sapevo, ecco, chi ovviamente
l'ha acquistata e adoperata, sì, bisogna, c'è un'ulteriore protezione per evitare appunto che la cipria in polvere esca dalla confezione, per cui bisogna girare il pezzo della plastica. Ecco, a questo punto può essere utilizzata. Allora, speriamo bene. Sono diventata bianchissima. Ora andiamo a sistemare la situazione. Spolverando. E comunque col contour e il blush poi vedremo di fare ancora meglio. L'altro prodotto che ho acquistato su Shilem, che ero curiosa di provare, è questa matita penna. Ok, due in uno, sopracciglia. Da questo lato c'è la matita, questa è la mina. Questo è un prodotto che ho già provato e la matita per me è perfetta sia come colorazione che come spessore perché è molto fine. Dall'altro lato c'è appunto la penna. Come potete vedere, la punta è sottilissima, quindi il tratto è fine, si può assolutamente fare pelo per pelo. Solo che per quanto mi riguarda la penna e la tonalità della penna per me è troppo calda, mentre la mina no, è fredda, ma ora la vediamo insieme, è proprio del mio colore. Vado a provare la penna, la mina, la matita. Scrive anche senza problemi sul Fixit di Essence, quindi per me è importante questo perché io ho bisogno di fissarle prima di poter andare a definirle, quindi e come vedete è appunto del mio colore, cioè non è calda, non è troppo calda, è proprio il mio colore. Adesso invece vi farò vedere. È un peccato perché il tratto della penna è meraviglioso, però per me è troppo calda. Ci vado qui per farvi vedere meglio, ecco, così. E adesso lo andiamo un pochino a sistemare. Ma oggi non sembra, devo dire, anzi sembra abbastanza fredda. Saranno le luci, in questo momento non la vedo molto calda, però diciamo negli utilizzi precedenti che ho fatto si vedeva proprio questo rossiccio che veniva un po' fuori, tendeva un po' sul rossiccio, ecco. Passiamo all'altra. Cioè, la adoro perché sembrano proprio le mie per quanto riguarda la tonalità. Che dire? Oggi devo dire che al contrario dei precedenti utilizzi, quindi forse magari dopo averla aperta un pochino tende a cambiare, a tonalizzarsi, non ho idea, perché l'ho provata
due volte, ok, è il colore della penna però non della matita, mi risultava, tendeva un po' a rossiccio. Invece oggi magari sono le luci, sembra il mio colore, quindi comunque è approvata perché il tratto è veramente fine, si asciuga immediatamente e resta lì, non si sposta. Quindi approvata. La colorazione che io ho preso è questa. La matita è questa qui. Quindi questo prodotto ottimo, mi piace moltissimo, lo consiglio. Ho fatto contour, ho scaldato un po' il contour, ho messo blush. I prodotti che utilizzo sono sempre i soliti, quindi Essence, Catrice e Kiko. E adesso vado a sistemare un po' il naso, non con la chirurgia plastica. Mi dedico un po' al naso sperando che non ci vogliano altri 45 minuti solo per questo tratto del mio viso. E poi proseguiamo con qualche altro prodottino novità. Quindi a questo punto io utilizzerei il correttore pescato di Shiglam per illuminare i punti luce del naso, che se non se ne può fare altro uso almeno sfruttiamo. Allora, per questo mi piace molto, sembra anche già luminoso come se ci fosse l'illuminante. Quindi, bene, correttore approvato per il contouring al naso, interessantissimo. Mi sembra pescato, io lo vedo proprio illuminato. Guardate qui, è incredibile. Ok, è ottimo per il contouring al naso, ottimo, ottimo, ottimo. Bene, felice di questo acquisto quindi. Cerchiamo di vedere il lato positivo della cosa. Cioè, l'adoro. Questa chiusura è, credo, la parte migliore per me. Perché si può anche decidere di non aprire completamente per dosare la quantità invece che fare questo. Andiamo. Ad utilizzare questa cipria per i punti che voglio schiarire.
Molto bene. Questo no, magari però. Probabilmente per quanto riguarda la cipria in polvere libera dovrei prendere la tonalità cappuccino, perché questa qui mi tonalizza, non va bene. Mentre per quella compatta, la translucent, credo che possa andare, perché abbiamo visto che pialla più che tonalizzare, quindi è una cosa che dovrò vedere questa. Adesso cercando di non far arrivare tutto dentro le lenti, dentro gli occhi, perché ho le lentine. E aiutandomi anche con la cipria di Revolution, vado a togliere tutta la parte chiarissima della situazione. Ho fissato un po' e amalgamato il tutto con lo spray fissante di NYX mattificante e va, andiamo a provare l'ultimo prodottino della giornata, che è il mascara di Essence Call Me Queen. Allora, questo l'ho già provato e vi posso dire già le mie opinioni. Lo andiamo comunque a vedere insieme. Mi piace molto lo scovolino, moltissimo, perché ricorda quello del Lash Princess, il verde, questo qui. Solo che questo è nell'elastomero, quindi separa molto bene le ciglia. Le allunga. Io non ho visto, non ho notato sulle mie un particolare volume, devo dire, però per me è importante perché le mie ciglia tendono ad unirsi, ad attaccarsi. Quindi mi piace molto l'effetto districante, ecco. Vi faccio vedere meglio. Ecco. E questa è solo la prima. Ecco. Come potete notare. E queste, diciamo, sono le ciglia sfigatelle, quelle che tendono a stare dritte invece che vanno sempre così. Queste invece già naturalmente sono un pochino incurvate. Con una seconda passata questo è l'effetto che otteniamo. Per me il risultato è buono. Ottimo, un ottimo risultato. Ecco, questo è un prodotto che mi piace molto. E per quanto riguarda, facendo un piccolo riassunto, quindi il correttore di Sheglam, purtroppo la tonalità peach non fa per me perché tende un po' a, è un peach, un pesca rosato, quindi tende a ingrigire
mia zona, la zona del mio contorno occhi. Lo userò eventualmente appunto per illuminare. Per quanto riguarda invece la cipria, bellissima la compatta, bellissimo effetto su di me quella compatta, la colorazione con la tonalità traslucent. Mentre quella in polvere tende un po' a tonalizzarmi, quindi io il mio sottotono è caldo e quel bianco un po' mi ingrigisce. Però per quanto riguarda la qualità di quella compatta, assolutamente un effetto bellissimo, proprio pialla i pori. Per quanto riguarda poi la penna in matita sopracciglia, allora la matita sopracciglia per me è 10, sia per colore che per scrivenza, e anche perché la mina è molto molto sottile. La penna ha un tratto veramente sottilissimo, è proprio bella, si fissa, scrive, l'unica cosa è che la tonalità top, taupe, che la tonalità, questa tonalità, ecco, non so, ditemi voi com'è. Questa tonalità, la penna su di me tende un pochino al rossiccio, però diciamo se si va a tracciare pelo su pelo in modo molto leggero si può sistemare poi con la matita, quindi per me questo è approvato. Il mascara di Essence, The Queen, è la regina dei mascara, cioè per me lo adoro perché proprio tende a, non volumizza molto, non volumizza, ma tende a districare e comunque ad allungare e incurvare le ciglia, quindi come prodotto mi è piaciuto molto. Fatemi sapere se avete utilizzato uno di questi prodotti o più di uno. E come vi siete trovati? Se avete qualche consiglio da darmi sull'utilizzo della cipria o del correttore pescato peach con tonalità peach, fatemi sapere giù nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, se vi va, iscrivetevi. A me fa molto piacere. E noi ci vediamo in un prossimo video. Vi auguro una buona giornata. Ciao!